Ciao a tutti, siamo Emanuele dell'Ita di Non Aprite Questo Blog. Abbiamo ricevuto un misterioso pacco da Midnight Factory. Andiamo a scoprirne il contenuto. Andiamo a scoprire il contenuto del pacco. Vuoi aprirlo tu? Sì, dai! Ta-da! Si tratta dell'edizione speciale dell'Armata delle Tenebre, edita da Midnight Factory e dall'8 marzo nei negozi. See this? This is my boomstick! Apriamola e andiamo a dare un'occhiata più da vicino. Cominciamo dal packaging. Come per tutti i prodotti Midnight Factory, risulta essere robusto e di qualità. Sul fronte possiamo vedere la locandina del film, quella americana. Quella italiana è questa alle mie spalle, realizzata da Enzo Sciotti. Mentre sul retro vengono riportati i dettagli del contenuto. Il cofanetto contiene due volumi, un booklet a cura di Notturno e il Necronomicon. Da non leggere assolutamente ad alta voce. Iniziamo a descrivere il Necronomicon. La copertina è quella nota che conosciamo tutti, non ha bisogno assolutamente di presentazioni. Sul retro troviamo un pentacolo che si illumina al buio e all'interno troviamo le fantastiche pagine di Tom Sullivan. Tom Sullivan è l'artista che ha realizzato le pagine del Necronomicon per il primo e per il secondo film di Evil Dead. Le illustrazioni sulle pagine sono fantastiche e fungono anche da slipcase per i 7 dischi contenuti nel set. Ve le faccio un po' vedere al volo. Come vedete, non c'è una pagina che sia brutta da vedere. Il libricino in hardcover è sia in versione italiana sia in versione inglese e contiene numerose foto dal set. In fondo c'è una sezione carinissima con tutte le locandine, compresa questa qua che secondo me è una figata giapponese, è bellissima. Da notare che il libricino è realizzato dallo staff di Notturno e contiene un sacco di curiosità sulla realizzazione del film. Il Necronomicon contiene 7 dischi. I 3 a sinistra sono Blu-ray, i 3 a destra sono DVD. Non cambia contenuto, ma soltanto il supporto. L'International Version è quella che abbiamo visto al cinema in Italia. È stata ottenuta dallo Scan 4K, quindi la qualità è molto elevata, ed è quella con il doppiaggio italiano. La Director's Cut e la versione cinematografica americana sono ambedue in inglese, sottotitolate, con diverse opzioni audio, e contengono diversi extra. Appunto, agli extra è dedicato un intero disco. Contiene una serie di documentari, tra cui making of, interviste, dietro le quinte. L'aspetto interessante comunque è che gli extra non sono contenuti solo all'interno di questo disco, ma anche negli altri dischi che vi ho mostrato precedentemente. Questo cofanetto è perfetto per tutti gli amanti del cinema horror, in particolare per chi, come Emma, adora Sam Raimi. Erano diversi anni che aspettavamo una versione Blu-ray di questo film e Midnight Factory ci accontenta tutti con questa edizione speciale. Ciao a tutti e alla prossima! Ciao! Hail to the King, baby. Prima di tutto osserviamo il packaging. È bello robusto, vero? Estremamente! No, mi viene da dire... Il libricino in hardcover è... Davanti c'è la copertina che conosciamo tutti e dietro, qualora vogliate evocare Satana, c'è un fantastico pentagono che si illumina anche al buio. E poi sopra, indovinate cosa c'è scritto? Le 3 parole per evocare i demoni. Yeah! E qualora non bastasse, dentro c'è anche scritto tutto bene. C'è pure scritto non leggetelo a voce alta, ma voi lo farete lo stesso e poi morirete. Siete felici?